Ti risentono ancora delle assunzioni, soprattutto con contratti a tempo determinato, però ecco qui si vedono i primi segnali di un rallentamento. Beh, sicuramente c'è un rallentamento dovuto probabilmente anche alla stagionalità dei dati che erano molto positivi o sicuramente positivi in certe altre aree del nostro territorio per l'estate. Andando verso l'inverno probabilmente sarà qualche diminuzione in arrivo, anzi sicuramente vediamo le prime avvisaglie, vediamo se riusciamo a tenere un risultato medio nel 2022 e questo ce lo auguriamo tutti. Il turismo invece sta andando bene, anzi forse i dati fino a giugno nascondono un po', la ripresa. Certo, sicuramente il turismo, come sapete, in tutta Italia è andato molto bene, quest'anno ha ripreso alla grande, non è ancora sugli stessi dati, almeno i dati che abbiamo noi fino a giugno, diciamo, ci dicono, non siamo ancora sui dati pre-pandemia, però ci stiamo arrivando molto vicini. Questo è un bel segnale non solo per le imprese, ma anche per la fiducia di tutti noi che lavoriamo nei diversi settori economici. Dobbiamo avere fiducia, diciamo, in una ripresa, una continuità, diciamo, di questa ripresa, proprio partendo probabilmente dal turismo, che è stata la voce più importante del nostro PIL quest'anno. Molto buono, e il prossimo proprio. Preoccupa sì, perché purtroppo stiamo esaurendo le riserve. Queste riserve finora ci hanno dato dei numeri positivi, anche in controtendenza rispetto a quello che si pensava qualche mese fa, però l'anno 2023 sarà un anno veramente più duro rispetto adesso, perché la crisi energetica, la crisi che non si risolve tra la Russia e l'Ucraina, quello che sta succedendo in Cina con i lockdown, tutti questi fattori, inflazione, costo del denaro, andranno a influire sulla produttività e sui consumi. Ecco, l'inflazione frena quelli che sono gli acquisti. Sì, l'inflazione erode il potere d'acquisto delle famiglie, di conseguenza meno richiesta, meno produzione. L'inflazione non è un problema solo dell'Italia, è un problema anche di altri paesi. Vediamo quanto sta succedendo negli Stati Uniti, ma dall'Inghilterra anche in Europa, e questo va a influire. Noi siamo ormai in un contesto che dobbiamo, tra virgolette, essere sì, soggetti anche noi a questo. Inflazione che qui deriva soprattutto dall'aumento dei costi energetici, c'è questo price cap forse molto alto che verrà messo, però parlando proprio del Veneto, a Rovigo in realtà c'è una delle infrastrutture più importanti del paese. Sì, a Rovigo c'è la struttura più importante del paese che ancora non è nel massimo della sua potenzialità. Io mi auguro che quanto prima arrivi ad essere il massimo di quello che può dare. Perché da quello che mi dicono è una questione di autorizzazioni e altro e non di capacità produttiva. Dall'altra parte abbiamo questa tutela che l'Europa dovrebbe aver messo, ma invece a 2,73 o 2,57, adesso non ricordo bene la cifra, direi che si può fare meno dei prezzi. Nel frattempo qui si discute, c'è stato un incontro anche tra il ministro Urso e il presidente Zaia sulla possibilità di estrarre il gas dall'Adriatico, il rischio però è a sussidenza. Sì, c'è questo rischio, ma io spero che quanto prima, insomma, con l'università che abbiamo, qualcuno ci dia una risposta, se positiva o negativa. Però ricordo che a pochi chilometri la Croazia con le canucce sta assorbendo, ce lo sta rivendendo in tutto il mondo. Allora credo che le valutazioni si debbano fare quanto prima, però al giorno d'oggi ci sono anche tecnologie che possono permettere l'estrazione. Nel frattempo Ah, scusa, non ti stavo sentendo. abbiamo diversificato, abbiamo diversificato, ma restano ancora consistenti gli acquisti dalla Russia. Sì, non abbiamo alternative perché abbiamo rinunciato a una politica energetica negli anni scorsi, si sta discutendo sul colore del rigassificatore davanti a Livorno. Quindi credo che adesso il governo che è entrato nel pieno delle sue funzioni dia delle regole chiare e dei provvedimenti per poter essere più autonomi rispetto ad alcuni paesi e quindi non vincolati a questi paesi, e che la guerra in Ucraina finisca qua.